Certamente può esistere un modo di fare impresa etico e morale che sicuramente riguarda l'attitudine di singoli individui che abbiano radicati in sé valori quali la solidarietà, il rispetto dell'altro considerato sempre anche come fine e mai solo come mezzo. Il problema tuttavia non è semplicemente di singoli individui operosi e di buona volontà. Ve ne sono parecchi e se affidata a loro l'impresa potrebbe tranquillamente darsi come impresa etica. Il problema è strutturale ed è quello di un sistema socio-economico che fondandosi sul dogma della concorrenza illimitata fa sì che a prevalere sia di necessità l'imprenditore non etico, quello che violando i più normali parametri etici riuscirà cioè a far valere la logica del profitto a detrimento degli imprenditori che invece utilizzeranno rispetto per l'ambiente, per gli esseri umani, per le risorse e quindi faranno valere uno spirito etico. Ecco perché il solo modo per poter garantire un'impresa etica è quello di porre delle regole garantite dalla politica che tutelino l'imprenditore etico, impedendo che l'imprenditore etico stesso venga distrutto dalle logiche competitivistiche del mercato che, nel caso di un mercato deregolamentato, porteranno necessariamente, ripeto, al trionfo dell'imprenditore non etico. Perché in fondo mercato libero e libera competitività significano libertà per chi è più furbo, chi è più scaltro, chi ha meno valori etici, di trionfare su chi invece ha ancora remore etiche, ancora valori di riferimento e così via.